portato al mio piccolo anche dei metodi di lavoro, delle esperienze. In questo caso l'ala, diciamo, ricorda qualcosa che si trova davanti in una Formula 1, però purtroppo non se ne possono usare in modo estensivo, cioè ci sono delle limitazioni, ma questo non conta, è il concetto, è il metodo, è il modo con cui vengono analizzati i dati e poi vengono messi a servizio di quello che serve in una moto. In questo caso è una moto che raffredda di più, è una moto che ha un'ergonomia più aggressiva, è una moto che ha dei vantaggi di peso, è una moto le cui rigidezze, diciamo, sono evolute verso una direzione che noi pensiamo vincente. Abbiamo dei vantaggi di distribuzione di massa, insomma è una moto che non è solo aerodinamica, è un concerto di cose che sono andate, speriamo, nella direzione giusta.